17 ottobre scorso il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle con la quale si dà mandato al Sindaco, anche come Presidente delle autonomie locali, di farsi promotore della battaglia sui LIVEAS, livelli essenziali di assistenza sociale, che devono essere finanziati dal 2000 dal Governo, dallo Stato e dalle Regioni. In realtà i costi attualmente ricadono totalmente sulla testa dei cittadini e in parte del Comune. Quindi il Comune di Pisa è il primo in Italia, a parte questo percorso di legalità e di rispetto dei più deboli, siamo veramente contenti che questo abbia trovato il consenso di tutti i consiglieri. E quindi andiamo avanti con questa battaglia che noi portiamo avanti già da prima, da sempre. Vi ricordo che nel luglio scorso ho fatto il 24 giorni con la quale il governo e le regioni si sono impegnate alla definizione di LIVEAS, che devono essere definiti in una conferenza unificata Stato-Regione, devono essere definiti e lì finanziati. È una previsione di legge del 2000, la 328 che rimodellava il sistema sociale italiano, prevedeva che appunto quelli che erano considerati livelli essenziali di assistenza sociale venivano finanziati governo, Stato e Regioni. In realtà appunto dopo 13 anni il cittadino è stato tutto chiamato con la normativa ISE a pagare la compartecipazione. Stato e Regioni ancora dopo 13 anni non danno la loro compartecipazione, per cui costi come ad esempio la retta della residenza sanitaria assistita ricadono totalmente sulla testa dell'utente e dei suoi familiari. Quindi vogliamo porre fine a questo scandalo che vede Stato e Regioni non finanziare una legge che tutela i più deboli della società, disabili e anziani. Conferenza che abbiamo appena tenuto, emerge da parte di alcuni consiglieri il problema della coperta corta. La coperta è corta, quindi perché è corta solo per gli anziani disabili? Anziani disabili sono malati, in questo momento sono gli unici malati che vengono chiamati a compartecipare alle proprie cure. È una chiara discriminazione per la quale stiamo lavorando anche per un eventuale ricorso al Consiglio Europeo di Giustizia, proprio contro lo Stato italiano, che discrimina una parte dei propri cittadini più deboli, disabili e gli anziani. Quindi voglio far capire a tutti i consiglieri del Comune di Pisa che stiamo parlando di una legge che prevede un finanziamento perché i livelli essenziali di assistenza sociale rientrano nei diritti garantiti dalla Costituzione e quindi devono essere finanziati punto e basta.